Ed eccoci qui di nuovo con la seconda parte della 85ª puntata. Abbiamo con noi oltre Rie, che stasera siamo riusciti ad andare in onda insieme, ma abbiamo con noi anche l'ospite Maurizio che ci stava parlando appunto del suo progetto. Progetto che altro non è se non un videogioco strategico online che girerà su varie piattaforme, quindi PC oppure mobile. È ambientato in Italia nel 1434, quindi accava nel Medioevo, quasi Rinascimento. Un'ambientazione ricostruita fedelmente, grazie ai libri di storia, detto Terra-Terra. E con delle innovazioni interessanti, ad esempio il Game Master che può portare gioco e creare missioni ed eventi all'interno del gioco, e alcuni dettagli tecnici che impediscono il divario tra i vari giocatori, insomma, tante cose interessanti che, se per caso state iniziando ad ascoltarci adesso, potrete risentire ascoltando la prima parte della puntata quando caricheremo online. Quindi andiamo con le prossime domande. Maurizio, sei sempre qui, sì? Sì, assolutamente sì. Allora, mi ero persa un attimo a dare link. Allora, partiamo con le domande un pochettino più pratiche. Ci siamo interessati un po' alla parte teorica, no? Quindi come funziona, i meccanismi, il game master, eccetera, eccetera. Adesso passiamo allo staff. Chi lavora con te? Quali sono le persone che ti affiancano in questo progetto? Allora, sono tutti ragazzi. Abbiamo praticamente c'è cioè la Valentina, che è la responsabile dei contenuti storici, che è diventata nel tempo proprio perché si è appassionata così tanto al progetto che praticamente lavora 24 ore su 24 a questa cosa, è diventata la mia collaboratrice principale. Poi abbiamo due grafici che si occupano dei contenuti grafici sia del gioco che degli elementi che vanno poi sul sito internet e sui vari contenuti che noi facciamo. Una persona che ha fatto le colonne sonora, una società che ci sta sviluppando il gioco. Speriamo se mi diventi con qualcuno. Sì, Sicuramente te no, ne ricorderai dopo. No, perché il problema è che per alcuni contenuti mi sono servito di determinate persone che per altre non servono. Per come dicevo prima, i combattimenti di scherma mi sono praticamente, ho chiamato delle persone che fanno quello dalla mattina alla sera, per cui fanno parte sì dello staff, ma soltanto per quello che concerne il loro ambito, capito? Diciamo che di pianta stabile siamo in 5 più io che sono diciamo il socio maggioritario della società con altri due soci uno americano e un altro italiano siamo questi qua, ecco. Quanto lavoro ci è voluto per questa ricostruzione storica? Insomma, quanto tempo avete passato sui libri? Ma allora, ti spiego, il progetto dalla sua idea originale, che è nato l'anno scorso fondamentalmente, i primi libri aperti sono stati fatti volendo a febbraio di quest'anno e ci sono voluti 4-5 mesi per ricostruire buona parte dei contenuti storici. Ancora oggi stanno studiando perché, per farti un esempio, le armature, le armi che saranno utilizzate dalle forze militari sono quelle realmente esistenti a quell'epoca e visto che ce n'erano tanti, si stanno documentando su quello che erano realmente le armi e le armature, mentre per le città, le medicine, le varie malattie, alcuni contenuti una volta fatti diciamo, elaborati sono quelli, per altri il lavoro è ancora in corso d'opera. E ti volevo chiedere, oddio, avevo una domanda sulla punta della lingua, poi ho letto questa schifezza che hai scritto in chat e me l'hai fatta dimenticare. No, allora, la cultura dei giochi in Italia di solito a chi è che può interessare? Come c'è? Qual è questo concetto appunto del gioco in Italia? Ma allora, diciamo che io sto scommettendo molto su
delle chiavi che io credo che non siano mai state provate. Allora, noi abbiamo fatto naturalmente delle ricerche di mercato all'inizio per quanto riguarda i giochi per dispositivi mobili, il cui target è gran parte per ragazzi inferiori ai 17 anni e via via che l'età cresce la percentuale si abbassa. Mettendo una grande componente di elementi storici, è un po' un rischio che ci siamo presi, nel senso che se il bambino di 16 anni, 17 anni pensa di scaricarsi il gioco Prosperity e di avere a sua disposizione 2000 uomini da mandare all'attacco ogni giorno, rimarrà tremendamente deluso, perché non esisterà mai una cosa del genere. Se invece la persona più grande che ha 18, 20, 22, che si vuole fermare un pochino in più a vedere il contenuto del gioco per come è stato studiato, allora potrebbe trovare qualcosa che gli piace. Che dirti? Scenari sono tanti. Una volta che tu hai pubblicato un gioco e l'hai pubblicato sulle varie piattaforme, su Google Play e sull'Apple Store, a quel punto non sai più la distribuzione come avviene, perché è totalmente dettata dai vari commenti, dalle varie feedback che tu hai dagli stessi clienti, capito? Per cui non puoi farti uno scenario per dire no, questo ci giocheranno 3.000 persone, 4.000. Non possiamo farlo, per cui ci siamo preoccupati di creare una struttura che si espandesse a seconda della richiesta, per cui noi avremo diversi server italiani, diversi server inglesi e tutto creabile praticamente dallo stesso pannello dei Game Master. Tipo, se noi vediamo che il primo server italiano è pieno perché non c'è più spazio, perché abbiamo occupato tutti i 10.000 e le posizioni dei giocatori, a quel punto creiamo in tempo reale una nuova istanza del server su cui veicoliamo le nuove registrazioni. Per cui io ti posso dire che è un rischio, ci siamo presi, consapevoli del fatto che stiamo mettendo sul mercato qualcosa di totalmente nuovo, ecco. E in quante lingue sarà disponibile il gioco? Ma allora, il lancio della beta è previsto in inglese e in italiano. Poi abbiamo avuto la disponibilità da parte di amici per la traduzione dei contenuti sia in tedesco che in spagnolo. Per cui in teoria a dicembre, data in cui sarà lanciato il gioco, potrebbe essere disponibile in queste quattro lingue. Capito, state facendo le cose in grande già da subito. Intanto mi è tornata in mente la domanda che Kat mi ha fatto dimenticare prima. Sì, diamo la colpa agli altri, va bene, ecco. Sta invecchiando. Non agli altri in generale, a te, perché è sempre colpa tua, ecco. Qualunque cosa sia. Ecco. Prima che me la faccia dimenticare di nuovo, non ho ancora avuto occasione di vedere le immagini che fanno vedere la grafica del gioco, no? Quindi... Mm. Giusto per avere un'idea e per dirlo anche ai nostri ascoltatori, che scelte grafiche avete fatto? Che stile visivo ha il gioco? Allora, vi posso dare il link del sito dove abbiamo messo le immagini delle game art, pratica, cioè dei disegni che i nostri grafici stanno facendo. Intanto vi dico che la tecnica è uguale a quella che era allora. Nel senso, noi stiamo disegnando e colorando su carta la grafica e poi la stiamo digitalizzando. Per cui vedrete delle immagini che ad occhio fine, magari che si aspetta grafica 3D, verrà cioè, totalmente deluso perché non è un gioco 3D. Ma per chi è attento ai particolari capirà che anche i singoli elementi grafici sono stati fatti tutti a mano, disegnati e poi digitalizzati. Volevo fare solo una parentesi sulla mappa del gioco. Quando uscirà la versione beta e anche attualmente sulla quale stiamo facendo i test, la mappa non è quella che si sta vedendo attualmente, perché stiamo riproducendo, proprio disegnandola su praticamente 100 foglie a 4, quella che è il centro Italia di quegli anni, per poi ricostruirla e digitalizzarla. Attualmente c'è semplicemente una mappa che viene replicata, affiancata una volta all'altra, che ci serve a noi per fare i vari test. Oltre allo staff,
Avete anche dei collaboratori esterni, tu ci parlavi di associazioni alle quali vi siete avvicinati e ci dicevi fuori onda che all'interno del gioco avranno, diciamo, una sorta di riconoscimento particolare, giusto? Sì, questa era, diciamo, l'altra mia idea che ho avuto tempo fa, visto che da un lato ho detto bene, coinvolgiamo chi fa GDR, chi fa giochi di ruolo, ma dall'altra parte, visto che si parla di Medioevo, coinvolgiamo anche chi gli piace il Medioevo. Per cui abbiamo lanciato in collaborazione con la Compagnia del Lupo Rosso, che è un'associazione di rievocazione medievale che è a sede a Firenze, una delle più Sì, grandi, l'abbiamo sentita nominare. Abbiamo lanciato un progetto di cooperazione, nel senso che abbiamo preparato un semplice regolamento e manifesto e l'abbiamo mandato alle altre associazioni di rievocazione, diciamo, di un certo livello. Chiunque rispondeva a questa, diciamo, adesione, gli verrà data in gioco una torre con il loro nome e gli NPC di questa torre avranno i nomi degli associati. Visto che sono quasi tutti italiani, per cui erano nomi che insomma potevano, non stonano dal punto di vista dei contenuti storici, avranno il loro riconoscimento perenne nel gioco. Torri che saranno comunque attaccabili e conquistabili, per cui dovranno anche difendersene, Ok, giusto? senti, io vorrei passare un attimino al fattore sosteniamo il gioco. Com'è possibile farlo e in che modalità? Allora, il perché noi abbiamo aperto, diciamo, per realizzare questo progetto una società americana è perché volevamo appoggiarci a quello che è, diciamo, il metodo di ricerca fondi più famoso che è in America, che è quello di utilizzare il portale che si chiama Kickstarter. In pratica questo portale ti permette di pubblicare a società americane o comunque persone che hanno a che fare con soci americani dei progetti e di essere praticamente aiutati nella realizzazione di questo progetto. Per cui noi abbiamo aperto, sottoscritto il progetto il 1º d'agosto, ma di fatto noi abbiamo iniziato il 1º di settembre, cioè ora che siamo tornati dalle ferie, perché ad agosto non c'era nessuno, abbiamo lanciato questo progetto, il cui obiettivo è quello di raggiungere i 30.000 dollari. Attualmente ne abbiamo raccolti 1.600 tra varie donazioni. In ogni caso, però, questo ci tengo a precisare, il lancio di questa raccolta fondi non serve a fare il gioco. Noi il gioco comunque verrà fatto, perché comunque quando siamo partiti con la cognizione di causa di dire: bene, se iniziamo qualcosa vogliamo comunque finirla. Noi abbiamo lanciato questa sottoscrizione per poter inserire nel gioco degli elementi in più e comunque per investire più, diciamo, fondi nella grafica, nelle musiche, per comunque dare una veste corposa al progetto. Per cui diciamo che in questo momento lo stiamo utilizzando come veicolo pubblicitario per farci conoscere in America sul mercato americano. Ecco. Ci dicevi fuori onda che gli americani si appassionano molto a questo genere di giochi o di contesti storici? Sì, perché fondamentalmente cioè, la cultura americana non esiste in Medioevo, cioè, per cui per loro è tutto un sapere di nozioni che non ne hanno come cultura storica loro, per cui a loro piacciono tanto queste cose. E il fatto che tu riesca comunque a postare, pubblicare questo progetto sul loro motore di ricerca è una cosa che non possono fare, cioè gli italiani lo hanno fatto veramente in pochi. Tra l'altro, la settimana scorsa lo stesso staff di Kickstarter ha scelto il nostro progetto tra i migliori 20 belli per dispositivi mobili, ci ha dato il permesso di poter mettere il bollino scelto dallo staff di Kickstarter. Per cui Mi anche sembra un buon quello traguardo. è, in effetti, quello è un riconoscimento che fa piacere, perché comunque fra i tanti progetti pubblicati per dispositivi mobili, il nostro è nei primi 20, è abbastanza, cioè, su 600, insomma, non è poco. No, infatti.
Ascolta, a proposito di farsi una cultura, visto che voi avete ricostruito una realtà storica realmente esistita, cioè fate anche informazione, nel senso io vedo un edificio che è realmente esistito, mi spiegate anche che cos'è, cosa non è, a cosa serviva nella realtà? Oppure Allora, il divulgativo non è contemplato? no, invece sì, allora, per quanto riguarda le missioni storiche, i personaggi, diciamo, rilevanti storici e alcune città importanti, quando praticamente nel client di gioco sarà selezionato quel singolo oggetto, uscirà il punto interrogativo che rispetto a altri giochi che ti dice, che ti dà l'aiuto, a noi servirà per dare le informazioni di quell'oggetto. Praticamente ti dirà che cos'è quell'oggetto che tu stai vedendo e le fonti storiche da cui è stato preso. C'è una ragazza che ha lavorato molto sui libri nella Biblioteca Nazionale qui a Firenze e noi abbiamo tutte le fonti bibliografiche dei contenuti che abbiamo fatto e saranno inseriti nelle schede di questi personaggi. Proprio per dire, non solo lo diciamo a voce, ma ecco dove abbiamo preso questi contenuti. Ecco. Senti un po', adesso ti faccio una domanda che è praticamente personale, che puoi attingere solo dalla tua esperienza. Cosa ci vuole secondo te per sfondare in questo campo? Hai qualche consiglio da dare prima di salutarci? Ma allora, io posso dire questa cosa, che in questi mesi ho avuto contatti e esperienze con tanti ragazzi che hanno veramente belle idee. Cioè, sinceramente, sono rimasto molto, molto sorpreso da quanto di buono c'è tra ragazzi e persone un pochino più grandi come me. Per cui io quello che posso dire è semplicemente provare, provarci e se va male non scoraggiarsi di provarci ancora. Perché comunque alla fine quello che paga è l'idea e se l'idea è vincente ci vuole assoluto il tempo, ma comunque ci si fa. Ecco. Io ti dico questa cosa, e l'ho fatto vedere quando ho parlato la prima volta con la mia collaboratrice, con Valentina, il gioco, quando gliel'ho presentato, era fatto su un quadernone nero, che era un quadernone di appunti presi da tutto quello che non ho trovato in altri giochi. Quando ho conosciuto Valentina, gli ho detto: guarda, io voglio fare questa cosa. Ed era solo schizzi su carta. E da lì, piano piano, è nato tutto il contesto. Per cui l'importante è credere nelle cose, provarci e crederci. E alla fine qualcosa di buono comunque Penso che questo è il consiglio più bello che potessi dare. Va bene, io lascerò tutte le informazioni inerenti al tuo progetto giù nel box informazioni su Spreaker. Ti ringrazio per essere stato con noi e per aver condiviso questo tuo progetto qui a Radio Seppe. Grazie a voi. E prima di lasciarci definitivamente stasera, mando la seconda canzone che non c'entra nulla col progetto, che serve a ricordare a malincuore che l'estate sta finendo, c'è chi ormai le vacanze le ha finite da un pezzo, chi le comincerà a settembre, insomma, metto questa canzone e poi ci riaggiorniamo per i saluti. Viaggi che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento. Più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi le archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato nel bene e nel male. Come un castello di sale, costruito sulla riva del mare. Niente resta per sempre nel tempo, uguale.
mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela, aeroplani coi libri di scuola. Finita per ora, inclinato come l'asse terrestre, voglio prendere il sole. È il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Come un'orbita la vita mia gira intorno a un centro d'energia. Sento il tuo respiro che mi solleva. È una vita nuova. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Tutto il mare dentro una conchiglia. L'eternità è un battito di ciglia. Questo era il nostro Lorenzo Giovanotti con Estate. Allora, qualcuno mi sta dicendo: no, non ce lo ricordare che l'estate sta finendo. E invece sì, ve lo ricordo perché sono una serpe. E no, a parte gli scherzi, vi volevo, prima di passare ai saluti, ricordare che domani a Noi Cattaro, un comune in provincia di Bari, ci sarà il Festival dell'Arte Popolare. Ci saranno delle strade principali di Noi Cattaro appunto chiuse a favore di questa iniziativa, che è stata organizzata da alcuni ragazzi sia dello stesso Noi Cattaro sia di zone limitrofe. È venuto Silman la scorsa puntata a parlarci del festival, per chi fosse interessato può andare a ascoltare l'iniziativa della puntata. E ci saranno giocolieri, danzatrici, attori, cantanti, insomma, chiunque voglia esibirsi può farlo. Ci sarà anche birra e tanto altro divertimento. Questa è la seconda edizione. L'anno scorso c'è stato davvero un grande successo di questa manifestazione. E vi ricordo che appunto domani dalle 8 di sera in poi. Quindi mi raccomando, chiunque dovesse andarci, facesse qualche foto, perché sarebbe carino poi avere documenti del genere, insomma, delle manifestazioni che sponsorizziamo. Che altro dire? Vi ricordo che c'è la cartolina Radio Serpe. Chiunque ancora non ci abbia contattato con la foto è pregato di farlo. Consiste nello scattare una foto che ritrae la propria vacanza con una dedica per Radio Serpe firmata, in modo che noi faremo poi il gruppo, cioè l'album con tutte le vostre foto vacanziere. Rie, cosa abbiamo da dire? Che c'è caldo. Basta. A parte. Ah, a proposito, ci sarà un'altra nuova iniziativa a breve, perché tutti quanti mi dite: ma dove posso trovare le puntate vecchie della radio? E io puntualmente sto là a dirvi: guarda su YouTube, e poi magari qualche volta YouTube c'è la censura per problemi di canzoni. Allora, il nostro Gianluca, il nostro caro Gianluca, creatore di GDR Online, neanche a farlo apposta, qualche settimana fa ci ha chiesto se poteva caricare sulla sua pagina tutte le nostre puntate. E noi siamo stati ben lieti di accettare questa sua iniziativa e abbiamo dato il nostro consenso. Quindi, per la vostra gioia, avrete un sito dove conterrà tutte le nostre puntate, dalla numero 1 alla numero 85, quella di oggi, e anche quelle che verranno.
Pensate un po' Che culo! che Della serie ovunque vi girate, ci siamo noi. E niente, passiamo ai saluti. Maurizio, a te l'onore. io prima di tutto vi ringrazio per la disponibilità e per l'ospitalità. Siete stati gentilissimi, è veramente stato un piacere venire qui da voi a spiegare quello che era fondamentalmente un mio sogno che stiamo realizzando. Saluto tutti i giocatori di GDR, spero di trovarli presto come miei affezionati clienti e saluto tutte le persone del mio staff e tutte le persone che mi stanno sostenendo in questa cosa. Vi rubo solo un secondino per chiedervi di passare per la pagina di Facebook diciamo, del gioco per mettere un mi piace, per tenervi aggiornati. Potete seguirci su Twitter e su YouTube dove abbiamo inserito i video trailer del gioco. E per chi veramente volesse diventare parte attiva del gioco, con $10, mi sembra, 15, ora non ricordo bene. Potete dare il vostro nome, il vostro cognome ad una famiglia di nobili di Prosperity Italy 1434. Hai visto un'altra cosa interessante? Sì, perché praticamente Kickstarter ti permette praticamente a chi posta i progetti di dare dei premi che sono per chi ti dà le donazioni, per cui sono a fasce di donazioni, praticamente mi sembra 30 o $40, puoi anche prendere il nome di una torre o di un elemento unico nel gioco, per cui basta andare a vedere nella pagina del progetto che poi vi darò da pubblicare, così date un'occhiata ai vari premi, se vi interessa qualcosa siamo a disposizione, ecco. Comunque, per qualsiasi informazione riguardo al gioco, suggerimenti, vi prego di contattarmi anche su Facebook. E come dicevo a voi in prima, quando eravamo offline, per chiunque fosse interessato a partecipare alla beta test del gioco, ci contatti che saremo ben lieti di darvi l'accesso appena saranno pronte. Perfetto. Poi ovviamente metteremo tutte le informazioni nelle descrizioni dei video, eccetera. Grazie, grazie mille. Vi rinnovo la gentilezza e la cortesia per avermi È stato un ospitato. piacere. Rie, passa tu ai tuoi saluti. No, io voglio salutare, cioè non salutare, ma voglio dire una cosa al nostro ospite. Io riesco a sentire veramente passione in questa cosa che stai facendo tu con i tuoi collaboratori, perché si vede che non c'è assolutamente niente lasciato al caso. Qualunque cosa noi ti abbiamo chiesto, c'è stato un qualcosa di interessante studiato fin nei minimi dettagli, tanto che io sono arrivato a chiedermi: ma c'è qualcosa che ancora non è strutturato bene? Cioè c'è qualcosa che si sono dimenticati di pensare? E ancora non l'ho trovato un qualcosa che non avete pensato. Oddio, Quindi spero nulla perché se no ora veramente mi ammazzerei. ecco, quindi, visto tutta la passione che ci state mettendo, tutto l'impegno, tutta la cura, tutta la voglia di andare avanti, io spero che veramente questo progetto riesca a sfondare, a farsi conoscere e a diventare qualcosa, perché a me è piaciuto molto anche solo per il Come è modo in cui mi hai strutturato? parlato. Esatto. Non ho visto un fotogramma, non ho fatto niente, ho visto a malapena due articoli e quello che mi hai detto tu. E mi ha appassionato solo sentendone parlare, quindi spero che veramente riusciate nel vostro intento. Grazie, grazie mille. Grazie. Io prima di passare i miei saluti voglio fare gli auguri a Fabio Bottoni che fa 34 anni, Rouge Yaris che ne fa 22, Kyo 25 anni e Fantales GDR 28 anni. Quindi auguri a voi ragazzi. Ma sei Niente. un'anagrafe tu, No, è cioè. Facebook che capito, Non ho ogni tanto capito. mi ricordo. Niente, che dire. Anche io voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a Maurizio e a tutto il suo staff per questo. Poi magari ci teniamo in contatto così ci fai sapere come si evolve la cosa. E niente, ringrazio tutti quelli che sono con noi presenti in chat, quelli dietro le quinte che non interagiscono per problemi di connessione e roba varia. Spero di avervi fatto compagnia insieme a Rie e al nostro ospite e buonanotte per chi ci ascolta oggi e buongiorno per chi ci ascolta in differita domani. Alla prossima! Alla prossima, ragazzi.